Pietro apostolo, Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi del suo sangue. Grazia e pace a voi in abbondanza. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nella sua grande misericordia, Egli ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate, pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò, esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza degli animi. Su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata, cercando di indagare a quale momento o a quali circostanze accennasse lo Spirito di Cristo che era in loro. Quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che dovevano seguirlo. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, erano ministri di quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo nello Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Siamo dato adorato e ringraziato ogni momento. Abbiamo sentito, ascoltato la prima parte del primo capitolo della prima lettera di San Pietro, sono due le lettere apostoliche scritte dal primo pontefice della Santa Chiesa Cattolica. E dobbiamo davvero chiedere allo Spirito Santo che ci aiuti ad entrare nel clima, anche nella profondità del linguaggio che San Pietro usa anzitutto per far rendere conto ai fedeli della grazia straordinaria che hanno ricevuto attraverso il dono della fede, per mezzo del quale si crede anzitutto in Gesù e che Lui è Dio, atto dal quale dipende tutto il resto della nostra fede cattolica. E quindi quale grazia immensa entrare a far parte ed essere membro vive della Santa Chiesa e camminare nella Chiesa e con la Chiesa affrontando questa stupenda esperienza, che è un'esperienza entusiasmante ma anche forte, e che è quella appunto della vita di fede, che è un itinerario, un cammino, un percorso. In alcuni momenti è un combattimento, in alcuni momenti si è sottoposti a prove molto serie per raggiungere la meta, la salvezza delle anime, che è un po' ciò che dà il titolo a questa meditazione. Ora è chiaro che se la fede ha una meta e se questa meta è la salvezza della nostra anima, ecco, partendo proprio da qui, la nostra meditazione, un po' il cuore del brano,
Dobbiamo fare subito alcune considerazioni. Anzitutto, la parola fede. Posso dire io di conoscere bene qual è la fede divina e cattolica. Ogni domenica la Santa Madre Chiesa ci invita attraverso il credo di Nicea Costantinopoli, un credo articolato, approfondito, più approfondito rispetto al simbolo apostolico, a professare la nostra fede, no? Che è un'operazione che certamente noi facciamo, basta prendere il testo e leggerlo, e proclamare comunque il simbolo della fede è un atto importante, meritorio e santificante davanti a Dio. La cosa fondamentale però è che non sia un atto vuoto, privo di contenuto, cioè che mano a mano che noi proclamiamo, lo recitiamo in piedi, credo, perché ne siamo orgogliosi, tra virgolette, ne siamo santamente fieri, i vari articoli di fede, noi siamo coscienti della grandezza di quello che stiamo dicendo. Basterebbe dire credo in un solo Dio Padre onnipotente, di ricordare che noi riponiamo la nostra fiducia in colui che tutto può. E quindi se io sono figlio di colui che tutto può, e lui mi fido, di lui mi fido, già se uno credesse fino in fondo soltanto a queste prime parole del credo, almeno la metà dei problemi della vita sarebbero già risolti. Perché non potremmo mai camminare nel timore, nell'inquietudine, nel turbamento, nell'angoscia, peggio ancora nella disperazione, se siamo alle mani di colui che è onnipotente e che non può permettere che un figlio come sono io, che tanto lui ama, per il quale ha mandato il suo proprio figlio e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, crocifisso, Dio fu sepolto, ha fatto tutto questo per me, non può permettere colui che è onnipotente che mi capiti qualcosa di male. Com'è la mia fede? Noi la fede l'abbiamo ricevuta nel giorno del battesimo, perché la fede non è cosa che ci possiamo dare da soli. Però, ecco, quella virtù che informa la nostra anima e che c'è dentro di noi deve essere da noi curata, alimentata. Ecco, le cose spirituali sono come le cose umane. Ecco, per esempio, questa è una chiesa bellissima dove stiamo. Bisogna cercare di curarla un pochino di più, perché tutte le sue bellezze sono usurate, ecco, dal tempo. E quindi se nessuno le cura, gradualmente se ne andranno ad andare a malora, cascheranno tutti quanti gli affreschi, cadranno tutte le cose, diventerà un mostro. Eppure di per sé stessa è bellissima. E la stessa cosa capita con la nostra fede. Se non ce ne prendiamo cura, se non facciamo manutenzione oppure anche ravvedimento, quindi curando la crescita della nostra fede con tutti i mezzi che la Chiesa ci raccomanda, l'ascolto della predicazione, l'ascolto delle catechesi, le buone letture, e la preghiera, la serietà ai sacramenti, tutte quante quelle cose che concorrono a mantenere viva la nostra fede, è chiaro che quella andrà progressivamente spegnendosi, corrompendosi purtroppo, sbiadendosi, ecco, fino a diventare un poco più conflatus vocis, dicevano i nostri padri romani, ecco, che una realtà pressoché insignificante nella nostra esistenza, no? La fede, la vostra fede, dice San Pietro, la fede non è mia, nel senso che non sono io a farmi una fede così come piace a me, ma noi la fede la riceviamo dalla Chiesa, perché San Pietro è il primo custode della fede cattolica, lui e i suoi successori. La riceviamo, però dobbiamo farla nostra, nel senso che se io ci credo o non ci credo che esiste la Santissima Trinità, la Trinità esiste lo stesso, cioè l'esistenza della Trinità non dipende dal fatto che io ci credo.
Se io ci credo, l'esistenza della Trinità diviene cosa significativa per la mia vita. Che esiste il paradiso, il purgatorio e l'inferno, non è che esistono se io ci credo, esistono lo stesso. Ma se io ci credo veramente che esistono, e soprattutto se so chi ci va in paradiso, chi ci va in purgatorio, chi ci va all'inferno, è chiaro che queste realtà diventano significative per me. Quindi la fede, che è una realtà oggettiva che viene da Dio ed è Lui che ce l'ha principalmente rivelata, la Chiesa la custodisce e la trasmette integra come l'ha ricevuta dal suo fondatore e dai 12 apostoli. Ma questa fede deve diventare mia, nostra. Quindi, e San Paolo arriverà a dire nelle sue lettere che il giusto vive di fede, cioè tutta la sua esistenza riceve orientamento e ispirazione per le scelte anche le più piccole dalla verità di fede. Quindi la fede non è qualche cosa, si sa, ogni tanto metto piede in chiesa, vado a fare una preghiera, vado a messa, vado a luogo d'adorazione, poi esco da lì e la vita del mondo è un'altra cosa. Assolutamente. La fede informa tutta la nostra esistenza, quando è viva, quando è vera e quando è fatta proprio, quando è nostra. Ecco, che cosa serve la fede? La fede serve a raggiungere una meta. Una meta, noi sappiamo che la meta, proprio come idea stessa, ti fa presupporre un viaggio, oppure un traguardo da raggiungere, no? Un traguardo che può essere ostico, difficoltoso, un tempo, bei tempi. Ai seminaristi si dicevano: qual è la meta? La meta è che puoi salire sull'altare e celebrare la Santa Messa. E quando in ordinati sacerdoti, i sacerdoti più anziani dicevano: ecco, hai raggiunto la meta. La meta può anche essere per uno studente la laurea, che è il massimo degli studi, no? Oppure con un obiettivo anche impegnativo che noi ci diamo nella nostra esistenza. Sappiamo che diventare prete richiede sacrifici, insomma, perché devi stare tanti anni in formazione, non soltanto intellettuale, ma quindi richiede delle tappe da superare, no? Delle prove da superare, così come la laurea, così come gli altri obiettivi della vita. La fede c'ha una meta perché c'è un percorso, che tra l'altro Gesù ci ha descritto come questo percorso. C'è una porta stretta e c'è una via angusta, quindi si cammina per strade imperve, con dei pericoli, con dei rischi. Non è detto, ecco, che la meta si raggiunga, perché se la meta si raggiungesse automaticamente non ci sarebbe una realtà come quella che San Pietro descrive. Siete afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede è più prezioso dell'oro, ma che come l'oro si prova col fuoco, torna in vostra lode. E la fede passa per alcuni momenti di profonda prova. La prova della fede può essere, come nel caso del destinatario della lettera di San Pietro, la persecuzione, cioè lo scatenarsi dell'odio, insomma, nei confronti della fede, l'odio feroce che comportava, insomma, la morte violenta. La prova della fede possono essere le circostanze della vita in cui siamo tentati di pensare che forse Dio non è che è proprio tanto attento alle mie cose, forse non è proprio tanto buono perché succedono troppi guai. Oppure vediamo il dilagare del male, diciamo, come mai che Dio non ci mette le mani, non fa qualcosa. Quindi possono esserci vari momenti di prova che devono essere superati. Perché se non la fede si può perdere. Quindi, e la meta della nostra fede, nel suo passaggio, è la salvezza delle anime. Anzitutto la salvezza, prima di parlare dell'anima. Salvezza, noi purtroppo, essendo cresciuti in una realtà come quella italiana, che ancora sia pur sempre più sbiaditamente, lontanamente respira aria di cattolicesimo,
siamo familiarizzati con un certo tipo di linguaggio e quindi lo ripetiamo un po' a pappardella, no? Gesù comodo per salvarci dai nostri peccati. Ma là, il termine salvezza, cioè proviamo a immaginare, no? Cioè, chi è che viene salvato? Viene salvato una persona che sta in condizioni disperate, disastrose. Immaginiamo una persona che sta annegando dentro il mare, arriva uno e lo prende e lo tira fuori. Immaginiamo qualcuno che è rimasto, non so, intrappolato dentro una miniera di un incidente stradale, arrivano i vigili e lo tirano fuori, i pompieri lo tirano fuori. Immaginiamo uno sta intrappolato sotto le macerie di un terremoto, è ancora vivo, arrivano i soccorritori e ti estraggono vivo. Questo è il concetto di salvezza, vuol dire che io stavo, che ero finito, ero morto e miracolosamente mi sono ritrovato ancora in vita. Quindi, salvezza, che significa? Significa che la nostra anima è in pericolo, serio, che non è un dato scontato, come a volte oggi con un ottimismo sciocco, che non ha niente di cristiano. I cristiani sono ottimisti, certamente, ma non sono scioccamente ottimisti, perché Gesù Cristo è morto in croce per darci la salvezza dell'anima, insomma, no? Se è morto in croce, cioè con una cosa così cruenta, impressionante, noi dobbiamo crederci, ma scusa, perché bisogna tutto questo per salvare la mia anima? Perché la nostra anima è in pericolo, perché la nostra anima purtroppo è combattuta da un nemico di Dio che è molto più forte di noi, anche se meno forte di lui, che ci odia, che vuole fare di tutto per trascinarsi nella sua vita. Quindi questa non è una realtà che deve farci dormire sonni tranquilli. Cioè, noi dormiamo sonni relativamente tranquilli se la nostra fede è viva, se siamo vicini a Gesù, se preghiamo, se siamo vicini ai sacramenti, se cerchiamo di osservare i 10 comandamenti, se stiamo in pace con tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Se non c'è da stare tanti tranquilli. Perché non è che comunque vada la mia vita terrena, sicuramente finita la vita, siamo nel mese di novembre, nel mese dei defunti, qualunque cosa abbia fatto, tanto dopo andrò a stare meglio, vado in paradiso, Dio chiude un occhio, mi perdono, buonanotte. Cioè, questa mentalità che ogni tanto affiora da qualche parte, non c'è niente di evangelico. Cioè, la salvezza è qualche cosa che tu conquisti per grazia anzitutto, perché per quello che ha fatto Gesù, anche per quello che ci hai messo tu, combattendo e superando le prove e vincendo le tentazioni e scongiurando i pericoli e andare a perdere. Siamo stati recentemente a San Giovanni Rotondo, Padre Pio, insomma, che era Padre Pio, non era l'ultimo arrivato, insomma, c'era la stigma del dosso, io pregavo ogni giorno: Signore, ti prego di non permettere che vada all'inferno, concedimi di perseverare fino alla fine nella fede, perché io da un momento all'altro potrei cedere, potrei impazzire, potrei cadere in tentazione. Ecco, salvezza viene delle anime. Noi di questo dobbiamo pensarci, in questo mese in particolare. Qui oggi nella nostra società tutti si curano del corpo, in maniera molte volte disordinata, idolatrica. Il corpo, per quanto tu lo curi, ha le ore contate, ecco. Rispetto a quest'ora d'adorazione, quando è cominciata, abbiamo circa una mezz'oretta di vita in meno, questo è sicuro, questo qui. E ogni secondo che passa ci avvicina contro la rovescia quando dovremmo lasciare questa valle di lacrime. Questo è così, qualcuno può anche dire: non ci voglio pensare perché non mi voglio angosciare, d'accordo? O fare gesti apotropanici quando si parla di queste cose. Però è così, non c'è niente da fare. Chi non può morire, nel senso che non può cessare di essere, è la nostra anima. E questo dobbiamo pensarci molto bene, perché la nostra anima non può cessare di essere. Per cui se Dio non voglia, questa è una delle cose drammatiche che caratterizza lo stato infame, infausto, proprio desecrabile della dannazione, è che le anime dei dannati vorrebbero annichilirsi, tornare nel nulla per non soffrire, ma non possono, perché l'anima immortale non può cessare di essere possibile.
E quindi, se tu Dio non voglia, non arrivi alla salvezza, vai alla dannazione. E se vai alla dannazione vuol dire che soffrirai per tutta l'eternità. E quando il corpo riprenderà vita, perché tutti i corpi riprenderanno vita nella risurrezione della carne, sia quelli dei beati che quelli dei dannati, quel corpo che magari è idolatrato stupidamente in questa vita, che è usato come strumento di peccato, ahimè, scrive San Paolo nelle sue lettere, sarà il tuo compagno nella dannazione per tutta l'eternità. Cioè, noi dobbiamo pensarci a tutte queste cose. La nostra fede non si fonda sulla paura, evidentemente, d'accordo? È molto brutto, insomma, stare con Gesù e credere perché si ha il terrore della dannazione, insomma. Non è certamente l'ideale. Ecco, noi dobbiamo credere commossi e accoglienti nei confronti di tutto l'amore che Gesù ci ha manifestato, ci ha donato, ma nella consapevolezza però di questa realtà che esiste e che non è una chimera. Cioè, oggi si pensa, purtroppo, alla nostra società, che all'inferno non c'era quasi nessuno. Ma se noi leggiamo le vite dei santi, la storia della Chiesa, quello che pensavano, cioè i colossi del pensiero cattolico, fino a qualche tempo fa, era il contrario. Cioè, pensavano che la maggioranza delle anime in me precipitasse all'inferno e che una parte di esse raggiunga la salvezza. Quindi, io che ho conosciuto tutte queste cose, leggendo, insomma, qualche domanda me la sono fatta, insomma, chi è che c'ha ragione? Hanno ragione quelli che pensano che tanto alla fine andiamo tutti in paradiso e che Dio ha scherzato. C'hanno ragione quelli che dicono no, certamente Gesù ci vuole salvi, accoglie il suo amore, per carità, ma sta attento, questa non è una cosa che devi dare per scontata, perché scontata non è. Quindi adesso nel silenzio che faremo insieme davanti a Gesù, pensiamo a queste cose. La fede, la mia fede, la coscienza della salvezza è il primato dell'anima. Quanto io curo la mia anima, quanto penso all'anima, che è la cosa più importante, perché l'anima è il principio della salvezza o della dannazione. Il corpo ne segue semplicemente le sorti. Non dobbiamo certamente trascurarlo, ma non possiamo assolutamente idolatrarlo. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Esatto.